fare il safari in rib. Siamo leggermente in ritardo, Ricky. Eccolo qui, siamo equipaggiati con ovviamente tutto l'indumento da moto, con anche le cose riscaldate, batterie eccetera, e uno zainetto di Ricky a saccone per fare video, riprese e foto. Adesso siamo leggermente in ritardo, spero che Simon non si arrabbi, li teniamo aggiornati. Hi, Simon. Nice to meet you. Mirko. Mirko. Hello. Hello, hello. Ricky. Simon. Buongiorno. 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 That's all the Italian I know, so. Yeah, I'm the second generation manager. It was started by my father 14 years ago. So we will meet some other boats, other vessels, and then we will go a little bit. Nothing too crazy, but. Questa che sta? Minchia, un cavallo. Troppo cavallo. Ricky Gassem. Gassem, Gassem. Ragazzi, 4 metri di aquila, però è veramente bellissimo. Simon, great experience. Yeah. Even though in the cold water, no cold, yeah. Cold weather. Very cold. Dopo vi faccio vedere le ventole, le propeller del drone. Per non perdere il drone in acqua, Mirko ha fatto un placcaggio e si è tranciato un dito. Al momento gli sanguinava tutto il dito. Alla domanda, ti fa male? No, gli ho detto, è perché sei congelato. Aspetta mezz'ora, poi ne riparliamo. Il drone è salvo. Il drone è salvo, c'ha un'elica ammaccata che l'ha maciullata con un dito. Alla rotonda, prendi la prima. Adesso stiamo andando a comprare l'attac per il dito. Solo Ricky. Posto? Allora, questa è l'elica del drone un po' andata perché il mio dito l'ha urtata. Sì, però io dico, cioè, non potevi spaccarti il dito come fanno tutte le persone, no? Dovevi spaccarmi l'elica del drone. Cioè, il dito comunque, l'osso si ricostruisce. Tira una ginocchiata. Cioè, non lo so. Non è in sé per l'elica. Cioè, costa un euro quest'elica, però il dito ricresce ed è gratis. Hai speso 8 euro per disinfettarlo, cioè, ma per culo. Aspetta che c'è una cosa in tasca. 8 euro per comprare il disinfettante. Cosa devo fare? Cioè. Vabbè, riparata. Sì, adesso... Come nuovo? Mi serve un taglierino. Per fare un test su quest'altro dito. Ok, siccome da Stavanger non ci vogliono proprio far andare via. Cacchio, lucida. Adesso ci hanno proposto di andare alla Viking House ad assistere ad uno spettacolo 3D su uno spettacolo chiamato Pike Queen. Pike Queen. Pike Queen. Italian come here. Don't have the numbers yet, but we have quite a lot. Because MSC and Costa arrives here. Okay. You know the cruise ship? Che ci diceva che non c'è in italiano, ma chi se ne frega. Allora, finalmente, tra virgolette, finalmente ci possiamo andare via da Stavanger perché cioè, c'è 200.000 cose da fare. Ma c'è il Viking per eccellenza. Possiamo ripartire per Ögesen in tempo. We'll be right back.
Hoogesund e che sta degustando la frutta. Ci hanno detto di ridere nelle storie. Tuo giorno in moto, tra clip, fermarti, smonta, monta, cavalletto. Però, ragazzi, però... ma che video vi faremo vedere? Ma che foto vi faremo vedere? Ragazzi, bellissimo, cavolo. Di quei colori, fa tutta la natura, eh. Noi dobbiamo solo premere il bottone, bellissimo, e guidare per un po' di migliaia di chilometri. Però ci tengo un sacco a ringraziare Regione Stavanger, Region Stavanger su Instagram, perché oggi ci hanno veramente oggi anche ieri ci hanno veramente aiutato un sacco, e vi lasciamo magari qua poi il nome del profilo. Tutti ovviamente gentilissimi e super a disposizione. E niente, adesso abbiamo raccontato che ti sei affettato il dito col drone. Sì, sì. Del drone, cioè, ragazzi, cioè, invece che rompersi il dito come tutte le persone normali, lui ha deciso di rompere l'elica del drone che sta riparata. Non so se si vede, perché non abbiamo qua le eliche di ricambio, quindi abbiamo rubato dello scotch in farmacia. Questo è quello, è il dito un po' affettato. Questa è la scena. Allora, praticamente il drone non c'era verso di farlo scendere dritto perché c'era un vento allucinante, quindi dovevo tenere i pid del joystick comunque un po' a mano. Il drone scendeva a manetta, gli ho detto: ascolta, lo afferri, ma questo se lo afferri si incazza e comincia a ruzzare coi rotori a manetta, quindi tienilo fermo perché dopo un po' che si incazza si arrende. Il problema è che vuoi la barca, vuoi tutto, ha preso in mano e ha cominciato stava per scattare, per cadergli, ha fatto così. Cioè, io sono rimasto pietrificato perché ho detto: no Mirko, cosa stai facendo? Stai mettendo consapevolmente una mano in un frullatore. Ha fatto così e lui comunque, e poi però si è spento, mi ha dato in mano il drone e fa: bro, sono rotto una mano, bro.